La festa della Repubblica Italiana è stata celebrata nella città di Bonn, la città che ha la più alta concentrazione di italiani del Nord America. Yes, as Canadians, we are honored. Nay, we are absolutely thrilled to once again join in the celebrations of Italian Heritage Month. We sincerely cherish the friendships between these two nations. May God bless the great nation of Italia and this great nation of Canada! Dopo l'ingresso dei rappresentanti dei corpi d'arma e l'esecuzione dell'inno nazionale canadese e italiano, il sindaco di Bonn, onorevole Maurizio Bevilacqua, il dottor Giuseppe Pastorelli, console generale d'Italia a Toronto, accompagnati da un gruppo di dignitari, hanno salutato la bandiera tricolore che veniva innalzata sul pennone nella piazza del municipio di Bonn. Reporter d'eccezione per il 70° compleanno della Repubblica Italiana, il sindaco di Bonn, onorevole Maurizio Bevilacqua. Parla un po' di questa bellissima festa. Innanzitutto sono onorato di essere intervistato dal sindaco, dal miglior sindaco del Canada, è un onore raro. È una festa bella, oggi celebriamo l'Italia a Bonn. In realtà l'Italia a Bonn si celebra 365 giorni l'anno, perché in questa che è la migliore città del Canada, più della metà della popolazione italiana. Quindi voglio ringraziare il sindaco e il consiglio comunale per l'opportunità di averci dato di alzare la bandiera italiana oggi a Bonn. E voglio ringraziare Michael, la persona che ha permesso, col suo grande lavoro e con la sua visione, di poter tutti noi poter celebrare il mese di giugno come mese dell'italianità. And we have Michael Tibolo here, who is really the really workhorse behind this this incredible June month where we celebrate everything that is Italian. Michael, on behalf of the citizens of Bonn, of course, you know how I feel about the exceptional work that you've done. Sei stato molto capace di portare la comunità, di unirla, la nostra comunità e di celebrare la nostra italianità. Che vuol dire questo mese di giugno per te? Per me il mese è un tempo di celebrare, proprio come hai detto, quello che noi siamo come italiani. Ma voglio dire che uno da solo non può far niente. Ci vuole lo spirito, ci vuole il leadership. Abbiamo un console che è molto interessato, sindaco molto interessato. È molto più facile fare dei lavori. A sognare è una cosa, però a farlo è tutta un'altra cosa. Ci vuole la collaborazione di tutti. E sono così orgoglioso di vedere che veramente la nostra comunità si può unire e ci può dare la soddisfazione di celebrare cose che sono non solo per noi oggi per ricordarci, però anche per creare un'atmosfera per i nostri giovani, di ricordare il retaggio, di ricordare chi sono. And that's the way we can ensure that our culture, the language, will be viable for years and years to come. Senza coloro che danno, proprio che si dedicano a queste cose, è impossibile avere dei risultati che abbiamo visto oggi, l'anno scorso e per adesso. Quanti anni sono? Sono 6 anni. 6 anni adesso. E ovviamente ti auguro un futuro brillante per questa celebrazione di questo mese, che secondo me rappresenta proprio meglio la nostra italianità. E parlando della nostra italianità, che è l'arte, abbiamo qui un grande scultore. Grazie. Ci racconti un po' la tua storia. Ma io sento di essere figlio di questa gente, perché sono il genio italiano che ha varcato l'oceano per portare nel mondo quello che segretamente ha sempre coltivato, un pensiero di pace, un pensiero di collaborazione fraterna con tutti gli altri popoli. Ecco che noi siamo come il lievito degli altri popoli, e questo lasciatelo dire a un poeta. Non voglio dire viva mia madre Italia, voglio dire la verità storica. Laddove sono passati gli italiani nella storia, hanno fatto del bene, hanno fatto cose grandi. I nostri geni sono ancora vivi, non è un popolo morto. Quindi voi siete la conservazione, il progresso di una storia infinita, che non è finita. Io voglio creare in Italia, grazie a Marcello Tarantino e a tutti voi, a lei signor sindaco di Bonn, questa associazione di amici degli emigrati. E vorrei con questo monumento poter parlare agli italiani, che l'Italia ha milioni e milioni di figli
andati via con la valigia di cartone, ma tornano con un cuore vivo, pulsante, pieno di figli fecondati. C'è un passo della Bibbia che bisogna ricordare: vanno piangendo e tornano portando i covoni. Voi siete i covoni, voi siete il grano che ha dato il 100%. Di questo noi siamo orgogliosi. Ieri sera io ho sentito, e oggi ho sentito all'alzabandiera, una tragedia nel cuore, quella di stare troppo separati. Il mio impegno da qui in avanti sarà essere con voi in Italia. Io sono un italiano all'estero in Italia. Lo dobbiamo fare onorario di, di questo paese, onorario della città di Bonn. Sì, perché, grazie, perché io sento che questo è arrivato il momento della cultura. Sono un poeta e io voglio insegnare ai vostri figlioli a parlare correttamente italiano, perché l'italiano è quel gran sì che nel mondo suona, nella musica, nell'arte, nella Ferrari, nei grandi momenti della creatività e della bellezza. Quindi voi non siete dei fuggiaschi, voi siete il lievito, il sale della terra. E questo non lo dico io, lo dice Gesù di Nazareth. E questo lo dicono le vostre mamme, la vostra storia. Io sono di Siena, non ho avuto bisogno di uscire dall'Italia, ma me ne vergogno, perché nel 76 io ero qui a vedere questa città e mettevo un seme. E grazie a Marcello, e grazie a lei, e grazie a tutti, io sono qui oggi. Perché? Perché Dio fa le cose in grande. Pensate in grande, facciamola questa statua. Arriveranno i soldi. Non mancano i soldi in Italia, mancano le idee come nel mondo, mancano le idee. Troppa violenza, poco amore intorno alle cose che durano. Questa statua durerà 1000 anni e più. Grazie. Grazie a lei. So reporting live for Enzo Di Mauro, it's Maurizio Bevilacqua right here from the city of Bonn. We're celebrating our 25th anniversary. We've just celebrated Festa della Repubblica, an incredible event, an event that speaks to all that is Italian. The wonderful spirit, the great fashion, architecture, literature, the embodiment of that which is truly spectacular about the human existence. Thank you, everyone. Have a great day.